Allora, Anna, gol decisivo che portano 3 punti molto importanti per la squadra. 3 punti d'oro e volevamo fortemente vincere questa partita perché abbiamo degli obiettivi importanti da raggiungere e abbiamo lavorato benissimo e questo è solo un punto di partenza. È cresciuto anche l'equilibrio in squadra, sicuramente si subiscono meno gol, si gioca, buona circolazione di palla, insomma la squadra è migliorata molto. Sì, la squadra è migliorata molto e negli anni precedenti subivamo gol agli ultimi minuti, invece oggi abbiamo tenuto anche comunque con fatica e questo è l'importante, deve essere la base di partenza per i prossimi nostri obiettivi. Ho 2 domande, a parte che anche oggi in realtà avete quasi preso il gol all'ultimo, che cosa avrebbe significato per sfumare una partita del genere? E poi nelle ultime partite, sulle tue prove, sulle tue prestazioni, si è visto che ti abbassi tanto e parti molto dal basso più di quanto non facessi prima. Hai avuto indicazioni diverse, parti da una posizione diversa in che modo? Allora, ti rispondo alla prima e sì, sarebbe stata una disfatta perché comunque subire il gol al 94esimo dopo che fai veramente tante azioni da gol sarebbe stata una sconfitta, nemmeno un pareggio. E sulla seconda domanda ti posso dire che ovviamente ascolto le indicazioni da parte del mister in base, diciamo, alla squadra avversaria che affrontiamo, devo avere un atteggiamento diverso. Questo però magari ti porta a essere meno brillante sotto porta. Nel secondo tempo ti abbiamo visto più avanzata, tant'è che poi è arrivato il gol. Ma sicuramente hai pro e contro, però l'importante è aver messo dentro quel pallone.